ce ne sono troppi che danno i numeri in questo paese. Noi dei numeri non ne diamo e diciamo a tutti contateci, contateci voi e soprattutto alle persone che dovrebbero governare questo paese e che vanno ad incontrare quelli che protestano negli altri paesi, gli ricordiamo che se hanno un briciolo di intelligenza ascoltino questa piazza e aprano un confronto, perché quello che arriva da questa piazza è una domanda molto precisa. Noi siamo il cambiamento, qui chiediamo il cambiamento delle politiche, del paese, e noi abbiamo indicato come si migliorano quei provvedimenti, come davvero si affronta, e anche le politiche per il lavoro. Mettetevi nei panni, dicono che assumeranno 6.000 navigator con un contratto di collaborazione, cioè noi abbiamo persone che gli si dice che saranno assunti con un contratto precario, che dovrebbero collocare altri precari per diventare stabili. Un capolavoro, è un capolavoro da un punto di vista di intelligenza, perché io immagino lo spirito e la voglia che uno ha di essere precario, che ne colloca un altro per rimanere precario lui, proprio è uno spettacolo di ragionamento. Non abbiamo scritto Joe Condor qui sopra, capite? E quindi devono, quando discutono con noi, sapere che noi vogliamo affrontare i problemi. Cala la produzione industriale, cala il PIL, ma come si fa a dire il 2019 sarà un anno bellissimo, incredibile, esatto, incredibile, se le cose vanno avanti così non ci crede più nessuno. E allora apriamoli questi confronti, apriamo un confronto vero per rilanciare la crescita. Caro governo, caro presidente, tante centinaia di migliaia di persone oggi sono qui a chiederlo, e insieme a noi anche tante imprese si rendono ben conto che senza la crescita non c'è futuro per il nostro paese. Lo facciamo uniti, insieme, tutti insieme, in questa bellissima manifestazione, e continueremo a farlo uniti nel sud, nel centro, nel nord del nostro paese. Mandateci una foto, vediamo se riusciranno a contarci, vediamo se pensano che facciamo solo ginnastica, vediamo se capiscono che devono darci le risposte. Oggi il vice premier Di Maio ci ha minacciato, ha detto toglieremo le pensioni d'oro ai sindacalisti. Vorrei che si leggesse le leggi, non c'è una norma per i sindacalisti, e a tutti coloro che hanno abusato le possono togliere, non me ne frega assolutamente niente. Un'avvertenza ai naviganti che sono a Palazzo Chigi: ogni volta che se la prendono con il sindacato devono sapere che questa pratica porta sfiga, perché ogni volta loro scompaiono e noi siamo qua, noi siamo sempre qui.